sempre aspetti risposte, pareri per i tuoi progetti, per i tuoi desideri. Coltivi l'orto della serenità. Sono tutti amici, ma sono pochi sinceri. Sembra una gara di false cordialità. Sei come quella gente che non si accontenta e dice che non ha niente, ma prova un po' a guardare tutto quello che hai e non a quello che vuoi. Vietato lamentarsi, vietato lamentarsi. Ben ritrovati amici di Ceramicanda con il programma che spazia 360 gradi sul mondo ceramico, ma non solo. È già comodamente seduto Graziano Tonelli, l'amministratore delegato di Gamma 2. Parleremo con lui di estetica di prodotto, di mercati e di tutto quello che di attualità c'è sul mondo della ceramica. Le news e poi un servizio che ci porta alla System di Fiorano, laddove abbiamo incontrato Franco Stefani. In conclusione, nella rete, questa sera vi parleremo di fatti e non parole. Iniziamo occupandoci di gas, un tema sicuramente molto caro alle aziende del settore ceramico che notoriamente sono fortemente energivore. E la buona notizia arriva dal fatto che il progetto del gasdotto South Stream sarà esaminato dalla Commissione europea. In particolare Bruxelles vuole accertare la compatibilità del gasdotto con le norme comunitarie in materia di energia, ambiente, concorrenza e mercato interno. La valutazione verrà condotta da un gruppo congiunto Europa-Russia, visto che la paternità di questo progetto è del colosso russo Gazprom, che tra l'altro il colosso russo Gazprom si appresta a sbarcare a Bologna. Stanno cercando una quantità di uffici spropositata per portare qua uno delle loro sedi. Anche questa potrebbe essere un'ottima notizia nell'ottica della contrattazione anche per il settore ceramico. Dicevamo appunto che il progetto del colosso russo Gazprom, ma la nostra Eni è partner. A dicembre Gazprom aveva aggiornato le stime sugli investimenti destinati a questo South Stream al 2017 a quota 23 miliardi di dollari, con un incremento del 20% rispetto alle previsioni. E guarda al futuro del distretto il nuovo corso di logistica dell'Istituto Don Magnani di Sassuolo. È il primo esempio in Emilia-Romagna di un corso organico nelle scuole medie e secondarie dedicate a queste attività. Ed è un qualcosa che in teoria va nell'ottica di quello che potrebbe essere il futuro del distretto della ceramica, che attualmente è un polo della logistica che ha delle potenzialità inespresse. Pensate che ogni anno sono circa 23 milioni di tonnellate di merci ceramiche che transitano per Sassuolo. Di queste 8,5 milioni di tonnellate di materie prime in entrata, altrettante quelle in uscita, quindi ancora 8,5 milioni, mentre quelle a corto raggio, quindi la movimentazione interna da un'azienda all'altra, semilavorati ad esempio, è di 5,5 milioni di tonnellate all'anno di movimentazione. Tradotto in camion, stiamo parlando di 4.580 tir al giorno, calcolati considerando un peso medio di 20 tonnellate e 250 giorni operativi. Se pensiamo che il costo della logistica vale su un bilancio di un'impresa solo in questa prima fase del 14,9%, direi che formare i futuri responsabili della logistica può essere una buona idea. Ancora pochi giorni si apriranno i battenti del Cevisam alla Fiera Spagnola in programma a Valencia dall'11 al 14 febbraio prossimi. Una nutrita truppa italiana parteciperà come sempre a questa fiera, però molte aziende hanno scelto di fare eventi off. Al di là di Porcellanosa, che è padrona di casa in qualche modo e che lo fa da anni, è una scelta fatta ad esempio anche da Marazzi, il primo produttore italiano. Sulla carta si preannuncia quindi una edizione un po' sottotono ed è facile ipotizzare un calo di espositori e visitatori anche rispetto ai dati 2013, a loro volta già in calo rispetto alle edizioni precedenti. È amministratore delegato del gruppo Gamma 2, è imprenditore, è un creativo, la sua vita professionale l'ha passata
nella ricerca di qualità estetiche del prodotto ceramico. E con noi Graziano Tonelli. Quando vengo in Gamma 2, la prima cosa che vedo, la centralinista donna, le impiegate sono donne, le ricercatrici sono donne, cioè le quote rosa in Gamma 2 hanno la prevalenza. È voluta questa cosa o è una casualità? No, è una casualità. Certo, dovremmo fare le quote azzurre, perché in effetti sono veramente in meno. È anche vero che, specialmente una volta, pescavi dove? Pescavi nelle scuole d'arte di Reggio di Modena, cioè i Chierici e il Venturi, e naturalmente lì l'80-90% delle ragazze che hanno studiato Chierici e Venturi, ceramica o comunque grafica, erano più ragazze che ragazzi. Devo anche dire che mi trovo bene con le donne, ci si trova bene con le donne perché comunque hanno in tante cose qualcosa in più. Sono più creative, hanno una sensibilità più marcata? Ma forse anche quello, ma è proprio una questione anche di carattere, forse di tenacia delle volte, le donne le trovo un pochino più tenaci. Lei, Tonelli, a me personalmente piace, non ne faccio mistero. Fisicamente anche no, le dico, e le dico anche il perché. Perché è un ottimista. Anzi, lei nei confronti del pessimismo che a volte aleggia qui nel compressore della ceramica è anche particolarmente critico. Ma sì, è vero, io lo ero di più una volta, adesso delle volte devo andarlo a cercare sotto al tavolo, l'ottimismo. Però, e poi... sono consapevole anche di essere un ottimo prete che predica bene e poi razzola male, perciò delle volte dentro di me poi non lo sono così tanto. Però è anche vero, insomma, che bisogna essere ottimisti e comunque il pessimista non va da nessuna parte. C'era anche un vecchio detto che è meglio essere ottimisti e scoprire di avere torto che pessimisti e scoprire di avere ragione. Ma dove trova oggi questo suo ottimismo? Cioè, dov'è possibile vedere qualche vena di ottimismo nel momento attuale che sta vivendo il settore? Beh, adesso, siccome una dei leitmotiv degli ultimi anni era quello che se non, di isolarci, di non leggere i giornali, di non guardare le TV così, adesso almeno, meno sui giornali e sulle TV, se vogliamo dire, qualcosa di ottimismo traspare, perché comunque, insomma, sembra che stiamo sbordando, l'Italia magari è un po' più indietro, però un pochino di speranza, diciamo così, speranza di ripresa c'è. Certo che l'edilizia arriva sempre dopo, però anche lì dai, cerchiamo di vedere i segnali buoni, anche il posticipo di questa ristrutturazione che è stata prorogata per 2 anni, certamente per il settore dovrebbe essere una bella cosa. Lei si è sempre occupato nella sua vita professionale di estetica, cioè di andare alla ricerca dell'estetica del prodotto ceramico. Dov'è che si ricerca questa estetica? Cioè, com'è possibile anticipare le mode? Ma si ricerca dappertutto. Certo che magari i grandi designer mondiali che anticipano, noi abbiamo tante persone che sono sempre alla ricerca, insomma, ormai l'informazione gira e su internet, sulle televisioni, e vai alle fiere. Un'altra cosa sicuramente l'abbigliamento, anche che non puoi fare una piastrella simile a un vestito di Armani, chiaro, però ci sono i grandi leitmotiv che vengono avanti. Certamente il colore negli ultimi anni, per fortuna, è tornato. Speriamo che torni anche nella ceramica. E come è cambiato il modo di fare ricerca? Ma è cambiato perché anche noi adesso ormai, voglio dire, la gente non è, la penna, la matita non la prende più in mano, intanto per cominciare. Il grafico ormai è più una persona che fa il mosaico, perché magari prende di qua, prende di là, guarda su internet, guarda su una cosa, guarda... quello veramente, il grande grafico, il grande creativo è quello che magari anche quando va in macchina guarda, briga, vede una cosa e magari se la tiene in mente e poi la modifica. Ci sono delle cose che... Io sono un po' creativo anch'io certamente, ma delle volte mi rendo conto che comunque i veri creativi si vedono bene, si vedono anche nel modo di vestire, si vedono nel modo di comportarsi. La serigrafia digitale ha ridimensionato il vostro ruolo di fare ricerca sull'estetica del prodotto ceramico? O lo ha esaltato? Secondo me lo ha esaltato. Certo che il nostro settore, quello dell'indotto, quello dei decori, del corredi, dove sono dentro da tanti anni, ha sofferto e il calo di vendita delle ceramiche e soprattutto il calo di vendita del rivestimento, che è calato molto di più del pavimento. Chiaro che i decori, i corredi vanno più sul rivestimento
e allora abbiamo sofferto ancora di più dei nostri committenti. Però è anche entusiasmante, perché comunque, voglio dire, lavorare sempre con le stesse tecniche ti annoia, ti cosa. Tu hai bisogno di entusiasmo, l'entusiasmo è quando veramente trovi qualcosa di più, una tecnica in più. Io vedo anche da noi, passi dei mesi di routine, anche magari di testa, poi magari salta fuori una tecnica che magari è piccolissima, anche una piccola, che magari è anche un piccolo accorgimento, e tutti si entusiasmano, tutti i vari, al diretto, aspetta che la provo anch'io, aspetta che magari ci metto qualcosa anch'io, e di lì si parte e si va avanti ancora. Adesso passiamo al domandone di Daniela D'Angeli. Dottor Tonelli, se le aziende del distretto ceramico sono degli ambasciatori del Made in Italy che lo portano nel mondo, voi sembrate un po' quelle spie che facendo la loro ricerca portate e vendete ai concorrenti i loro segreti. Ma i segreti dei concorrenti, a parte che il nostro prodotto poi, dopo che sia poi 15 giorni, un mese, due mesi, va sul catalogo delle ceramiche, perciò voglio dire, è un discorso molto grafico. È chiaro, come dicevo prima, che se oltre al discorso grafico, che è veramente super super super, super imitabile, ci metti anche qualcosa di tecnico, tu questo discorso grafico lo fai saltare fuori da varie tecniche mescolate insieme, è molto più difficile copiarlo. Franco Stefani ha voluto presentare alla stampa locale e non l'andamento del 2013 per quanto riguarda la sua system. C'eravamo anche noi. Allora Stefani, non abbiamo il mare, ma abbiamo le palme di ceramica, ce le racconta? Ma sono palme di ceramisti molto importanti, anzi sono i più importanti viventi oggi, e sono di Imola, sono due personaggi che hanno già fatto delle opere importanti, sono i migliori musei internazionali. È rimasto fermo per qualche anno Franco Stefani, e poi è uscito con questa nuova macchina per la decorazione digitale che, per quanto ne so, sembra aver apportato molte migliorie. Ma sì, noi del resto, lei sa, eravamo leader con Rotocolor, questa tecnologia che era digitale di base e poi veniva convertita in analogico, e quindi è già una tecnologia avanzata, e noi abbiamo aspettato il momento giusto per entrare nella tecnologia completamente digitale e abbiamo portato il nostro know-how, la nostra esperienza e soprattutto il post vendita. Quindi non è stato facile per noi fare questa conversione, però oggi siamo tornati leader e siamo confermati da tantissima nostra clientela. A cosa sta pensando Franco Stefani, cioè dopo la decorazione digitale? Ma io sto pensando a tanti progetti che stanno andando avanti in ricerca e sviluppo. Noi anticipiamo sempre di 2 anni circa la nostra ricerca, e lo abbiamo dimostrato recentemente con l'uscita di Multigeco, che è un nuovo criterio di smistare, ma soprattutto scegliere le ceramiche, e non ci sono più delle macchine rigide, ma tutto è flessibile, come deve essere flessibile la ceramica di oggi. Io già 2 anni fa al Tecnorgilla dissi che la smaltatura si doveva portare su una lunghezza di 15 metri. Beh, io confermo che in 15 metri facciamo 20 applicazioni completamente digitali, programmate, quindi è un cambiamento proprio fondamentale. Quindi la ceramica non è più analogica, non è più un ambiente un po' dantesco, infernale, che se uno oggi guarda ancora i reparti di smaltatura sono cose di altri tempi. Sarà un cubo che entra un prodotto e viene fuori trasformato nella maniera più indispensabile che ci sia, proprio un ambiente quasi di camera bianca, perché sarà così. Quindi massimo 10 anni vedremo fabbriche con testi produttivi completamente diversi? Massimo direi pochi anni, perché già adesso noi stiamo introducendo dei componenti macchine che concluderanno uno storico di processo analogico che finora c'è stato in questa ceramica e ha portato questo successo. Però oggi non è più questo momento, anzi dovremmo cambiare
dovremmo cambiare proprio l'approccio culturale per portarci verso a un completo processo digitale. Come chiude il 2013 il Gruppo System? Gruppo System chiude più 10%, abbiamo lavorato molto bene in queste nuove aree di cui lei parlava prima e stiamo avendo delle conferme già per il 2014, io mi trovo un 2014 già ben posizionato, cioè possiamo fare un budget interessante. Possiamo parlare di riprese? Ma per quanto mi riguarda, la ripresa l'abbiamo cercata nel mondo, perché in Italia io direi che ci sarà senz'altro delle ristrutturazioni, ma sono ristrutturazioni che riguardano sempre, per quanto ci riguarda, un 8-10% del mercato. Però noi dobbiamo andare a cercare i clienti fuori nel mondo, quindi lo stiamo facendo e abbiamo anche ottenuto dei risultati. Riprendiamo qui dai nostri studi di Veggia di Casagrande in compagnia con Graziano Tonelli, amministratore delegato del gruppo Gamma 2. Hello Kitty, Ornamenta, due nuovi marchi che aprono alla vostra azienda nuove opportunità di mercato. Perché avete avvertito questa necessità? Beh, sono state, Hello Kitty è stata una coincidenza, c'è stata la possibilità di prendere questo marchio, qualche soddisfazione l'abbiamo avuta e con Hello Kitty abbiamo voluto anche andare sul mercato senza essere in concorrenza con i nostri clienti, perché comunque sono prodotti di nicchia. Abbiamo fatto questo marchio Ornamenta con prodotti molto ancora più di nicchia, qualcosa stiamo facendo, ne abbiamo bisogno, perché comunque in effetti dall'altra parte il business principale certamente negli ultimi anni ha sofferto e speriamo con questo di recuperare. La Griff paga ancora e se sì in che modo va? La Griff penso che paghi ancora, senza arrivare agli anni 80, che mi sembra ci fossero le cinquantina di Griff a Sassuolo. Addirittura? Tutti questi sarti, cioè ormai avevano, ogni ceramica aveva quasi un sarto. Adesso ce ne sono sicuramente di meno. Sono grossi investimenti, specialmente per aziende grosse, non come la nostra, certamente bisogna supportarle la Griff. E poi bisogna fare delle belle cose, bisogna fare delle cose comunque, nonostante tutto, ceramiche che si vendono al di fuori della Griff. Poi c'è la Griff, è un valore aggiunto. Sì, è chiaro che proporsi con questi prodotti particolari, camouflage, esatto. Cioè sono prodotti di nicchia. Che sono però... prodotti di nicchia, certamente, però abbiamo bisogno di prodotti di nicchia noi, perché comunque no, se noi, voglio dire, partire adesso e andare contro le nostre le ceramiche, fate anche i nostri clienti, non sarebbe stato né logico né pagante. Io li definisco prodotti d'avanguardia, sì, per voi che dovreste suggerire i prodotti alle aziende ceramiche, Questo contrasta un po' col fatto di dover fare dei volumi produttivi. Certo, in effetti, però infatti noi non abbiamo bisogno di fare dei grossi volumi, e perciò se ci aiuta un pochino a frenare l'emorragia del fatturato, ci sta aiutando, devo dire, è già una bella cosa, ecco. Il terzo fuoco, così veniva chiamato una volta, del quale facevate parte anche voi di Gamma 2, si è ridimensionato notevolmente negli ultimi 10 anni. È anche dovuto questo ridimensionamento a qualche colpa vostra? Ma probabilmente sì, adesso andare individuale è anche molto difficile, certamente. È anche colpa nostra, sicuramente. Penso che la causa più grossa sia questo calo in generale della vendita delle ceramiche italiane. E questo calo ancora più forte del rivestimento. Poi è chiaro, delle colpe ne abbiamo tutte sicuramente. È anche vero che da una parte si decori, corredi, come li chiamiamo, il terzo fuoco puro, iniziale, è calato molto, poi però c'è stato qualche aumento su pezzi particolari, pezzi più tecnici, chiamiamoli cubes, chiamiamoli gradini, chiamiamoli mosaici, e allora hai recuperato un pochino su queste cose qua. Hai dovuto un pochino allargare il tuo raggio di competenza, il tuo raggio di produzione, anche la rettifica, per dire, è chiaro che molte rettifiche, rettifica quella per squadrare le piastrelle, molte aziende, la maggior parte se la produce dentro, però anche quelle produzioni che danno fuori comunque è una piccola panacea per i fornitori come di terzo fuoco, come noi, come altri. Voltiamo pagina. Lei non vive a Sassuolo, ma frequenta la città. Sì. Cosa prova nel leggere sul giornale che il comune è indebitato per 80 milioni di euro? Come si rapporta questa inettitudine dei politici?
Ma qua sarebbe un discorso lungo. Poi vedi comunque che non siamo, noi siamo anche molto autolesionisti, noi italiani, noi siamo soli di tutti, noi tiriamo, spariamo sempre addosso a dove siamo, perché penso che ai comuni corregge l'abbiamo commissariato poco tempo fa. E, no, io dico, per fare una battuta, ma è anche la verità, fortunato sarà il nuovo sindaco, perché hanno fatto il concordato, io so quello che poi ho letto sui giornali, concordato, non so, penso che abbiamo fatto un piano di pagamento in tanti anni con le banche, con i fornitori, non so se il piano di pagamento sia per tutto o per addirittura per una parte, perciò il nuovo sindaco si troverà un comune molto meno indebitato, ma molto più tranquillo. Secondo lei dovrebbero essere perseguiti questi sindaci che creano questi buchi di bilancio? Perché fino a quando in Italia, continueremo a giustificare in un qualche modo ad assolvere? Cioè, io sono per pagarli di più i pubblici amministratori, vado controcorrente, però sì, quando sbagliano. Certo, però al di là del fatto che certamente la magistratura ha acquistato più potere ultimamente, è un potere che gli ha lasciato in generale la politica, è il solito discorso che chiede al tacchino di anticipare il Natale, siccome le leggi se le fanno loro, e poi comunque non è anche andare da fuori a interpretare colpe o negligenze è abbastanza difficile certamente. Forse la gente parte sempre, spero che sia così e penso che sia così, parte sempre con delle ottime intenzioni e poi dopo la fine delle volte non si riesce. Ecco, lei che è a capo di un'azienda medio piccola, di che cosa ha bisogno oggi un'impresa come la sua dalla parte politica? Di che cosa avrebbe bisogno? Che cosa suggerisce al nuovo che avanza della politica italiana? Adesso si parla di Renzi. Ma sì, che cosa dovrebbero fare questi politici per mettervi nelle condizioni di lavorare meglio, di essere più sereni? Ma certamente diciamo la burocrazia ci mette incide, la tassazione incide molto rispetto ad altri paesi, certamente. E il fatto un po' di flessibilità in più, che poi alla fine più grosso sei, più flessibilità c'è, perché puoi anche dire questo, perché comunque tu vedi che comunque in ogni caso cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mobilità, insomma, se la disoccupazione in Italia è cresciuta da 7% a 12,5%, vuol dire che poi una certa flessibilità in uscita c'è stata, no? E la nuova politica, speriamo che, io non ho mai avuto problemi a dire che sono... che voto da una parte, però spero tanto in Renzi, perché comunque in ogni caso una cosa che noi italiani, penso che la maggior parte degli italiani ha bisogno, c'è bisogno di una politica meno urlata, di meno offese. Renzi urla, però urla con educazione, secondo me, speriamo che ce la faccia. Ho visto ieri sera che poi hanno firmato i tre partiti che devono firmare questo patto. Quindi lei è l'uomo di centrodestra che passerebbe a sinistra? Sì, io faccio il tifo per Renzi, poi non so se voterò Renzi, adesso guardiamo quando ci sarà la votazione, adesso faccio il tifo che Renzi, siccome ha portato avanti questa cosa, faccio il tifo che vada avanti sicuramente. Secondo lei è possibile una ripresa dei volumi produttivi qui a Sassuolo? Ma non lo so, ho visto anche i dati di ieri che c'è stato un 30-35% in meno di costruzioni, è vero che è aumentato, mi sembra, qualche giorno fa, il 17% la ristrutturazione. Non lo so, io penso in tempi brevissimi no, però anche vero che siamo 60 milioni di abitanti, è anche vero che le famiglie si rimpiccioliscono sempre di più, nel senso che comunque, adesso non so se il nucleo familiare è uno qualcosa, insomma. È vero che divorzi, separazioni ce ne saranno sempre di più, è vero che il single, perciò probabilmente bisognerà anche strutturare o cambiare il modo di fare l'offerta nell'edilizia. Però, e poi c'è un'altra cosa a favore del nuovo. Una volta gli appartamenti, le case costavano soltanto in base alla posizione. Contava poco se era vecchio o se era nuovo. Adesso conta in base alla posizione, certamente, ma conta moltissimo se è nuovo, se è vecchio o se è vecchio restaurato. Perciò il vecchio lo devi restaurare se vuoi che mantenga il valore. Se no, chi vuole comprare compra il nuovo, il vecchio non lo compra più, o comunque lo compra a dei prezzi veramente. Perciò c'è bisogno sicuramente di lavoro dell'edilizia. Speriamo che questo ci porti che anche l'Italia, perché l'Italia è praticamente, il consumo ceramico in Italia è praticamente dimezzato. Come dorme lei la notte?
Ma io dormo, ecco, io per fortuna vado a casa, mi stacco un po', mi guardo i filmetti, CSI, Criminal Mind, ormai sono potrei... L'esperto di criminologia. Se, sono in criminologia, se dovesse andare meglio il terzo fuoco mi metterò a fare l'investigatore privato. E poi la mattina comincio a rimuginare, quando vado in bagno rimugino e faccio sempre i soliti conti, che non cambiano mai. Comunque, devi essere, tu sei in una posizione che poi hai tante persone che lavorano con te, che guardano magari se la mattina hai anche un becco più strano del solito e devi cercare di crearti anche una maschera. Però quando riesci a crearti una maschera con gli altri, oltre il beneficio per gli altri, ne hai beneficio te stesso. Ringraziamo Graziano Tonelli di essere stato con noi. Domenico Berardi, amici di Ceramicanda, è un ragazzo calabrese che nasce a Cariati Marina, ma cresciuto nel piccolissimo paese di Mirto, nel comune di Marina di Crosia, un paese di 10.000 abitanti. La favola di Berardi, dell'uomo Berardi, del campione Berardi, è una storia che ha affascinato l'Italia. Lui, giovane calabrese che viene a Modena a trovare il fratello, fa una partitella con ragazzi che ha trovato a Modena, viene visto dall'osservatore del Sassuolo Calcio che lo invita a fare un provino a Sassuolo e da qui ovviamente il tesseramento nel Sassuolo Calcio, l'avventura in Serie B, la Serie A, i suoi 11 gol in questa stagione, di cui 4 realizzati con il Milan qualche settimana fa. È un ragazzo Berardi, per chi lo conosce, almeno se lo descrive così, è un ragazzo chiuso, introverso, di poche parole, ma evidentemente di molti fatti, perché lui parla con i gol, parla con le azioni che riesce ad entusiasmare il pubblico al Mapei Stadium. Ed è così che dovrebbe andare in tutti i campi, cioè fatti, non parole. Perché è solo con questi che si portano avanti le idee, è solo con questo che si portano avanti le azioni e che si migliora la vita un po' nostra e di conseguenza di chi ci sta accanto. Questa è una legge che vale ovunque, vale nel nostro lavoro, in effetti veniamo pesati, tra virgolette, per quello che siamo in grado di dare, non certo per le parole che riusciamo ad esprimere. Purtroppo non vale nella politica. Nella politica invece noi pesiamo i politici sulla base delle parole che riescono ad esternare, a quanto siano capaci a bucare lo schermo, a quanto riescano ad emergere nei salotti televisivi, nel modo col quale loro riescono a catturare il nostro consenso e anche i nostri voti. Però queste sono sempre parole e il nostro paese avrebbe invece bisogno di fatti, e i numeri che vengono alla luce dimostrano che l'Italia è stata evidentemente governata da gente che aveva molte parole da spendere ma pochi fatti da mettere in campo. Il numero più evidente è il nostro debito pubblico, che ha raggiunto il 130% del PIL, il tasso di disoccupazione, la competitività delle nostre imprese, il costo dell'energia. Questi numeri ci dicono che il nostro paese non è stato governato bene, però di parolai la storia dell'Italia ne è piena. Ecco, prendiamo per esempio Renzi, Matteo Renzi, di cui tanto si parla, il giovane politico della rottamazione, colui al quale gli italiani probabilmente affideranno le sorti del nostro paese. Al momento è un grande oratore, riesce a tenere il dibattito, riesce ad emergere in qualsiasi confronto, sa stare davanti alle telecamere, sa catturare il consenso, ha vinto le primarie del PD.
in quanto infatti lo vedremo nei prossimi mesi, quando sarà al governo o alla guida del prossimo governo. Al momento si sta impegnando per darci la legge elettorale. Ecco, se riuscisse in questo, sarebbe il suo primo gol nella politica italiana, perché riuscire a dare una legge elettorale a questo paese dopo anni che se ne parla e basta e non si riesce a concludere nulla, sarebbe un bellissimo gol, quasi alla Berardi. Se invece al contrario non riuscisse a darci la legge elettorale, dovremo attendere di vederlo al governo per poter dire se abbiamo trovato nel nostro paese un uomo di fatti o il solito politico di tante parole. Con questo cosa volevo dire? Non lo so, però c'ho ragione e i fatti mi cogliono. Fatti, non pugnette, ma voilà che... Si chiude qui la puntata di questa settimana di Ceramicanda. Se volete rivederla potete farlo sul sito www.tgarchitettura.com oppure sul nostro canale satellitare TG Architettura all'813 di Sky.